E il libro che ho letto, di cui volevo parlarvi, si chiama Capitani Coraggiosi, di Kipling, un vero classico della letteratura per ragazzi. Questo libro me l'hanno regalato e l'ho letto insieme a mia mamma. Il libro narra dell'incredibile storia di un ragazzino americano, molto ricco, molto viziato e soprattutto insolente, che cade dal parapetto di un transatlantico e va diretto verso l'Europa e viene per fortuna salvato da un peschereccio. Il ragazzo si chiama Harvey Chain, il peschereccio che lo salva We Are Here ed è capitanato dal comandante Disco Troop, che insieme ai suoi uomini trascorre 4 mesi all'anno, da maggio a settembre, a pescare merluzzo nei banchi di Terranova. Harvey, appena svegliato, ordina subito al capitano di riportarlo a New York dal padre, ma guadagna solo un sonoro ceffone. La We Are Here non terrà indietro per lui. Il capitano gli offre $10 al mese per fare il suo lavoro e guadagnare il pane come tutti. Lavare il ponte della nave, dividere le lische, fare la guardia di notte. Harvey, dopo lo shock iniziale, grazie anche all'aiuto del suo coetaneo Dan, figlio di Disco, riesce pian piano ad abituarsi alla vita del pescatore. Ed è il ragazzino viziato e maturo che trasforma in un vero uomo, leale, solidale e lavoratore. Harvey rivede i suoi genitori alla fine della stagione della pesca. È una bellissima storia di mare e di amicizia. Consiglio questa storia a chi ama i libri di avventura e di amicizia. Secondo me non esistono libri belli o libri brutti, esistono solo libri che piacciono di più o piacciono di meno. A me questo libro, da 1 a 10, è piaciuto 10. Ciao, alla prossima!